E oggi CNA presenterà la conferenza stampa sulla fine dell'attività del 2023. Saranno illustrati i dati delle imprese che aderiscono a CNA, sarà illustrata un discorso generale sulla congiuntura economica e sulla situazione del momento. Diciamo che questo 2023 si è concluso non nel migliore dei modi, ecco, perché rispetto a quelle che erano le previsioni di fine 2022 pensavamo che le situazioni migliorassero, se non altro. Avevamo una prospettiva migliore per quello che riguardava anche la produzione, l'occupazione, poi invece diciamo che sono subentrate altre questioni forse esogene dal sistema, come ad esempio le situazioni belliche, il permanere di un'inflazione alta comunque sia, il costo del denaro che ancora è inarrivabile e sta tarpando veramente le ali alla ripresa post pandemica che ci aspettavamo. Quindi oggi poi attualissimo è la fine, diciamo, di quelle che erano tutte quelle iniziative volte ad abbassare l'incremento delle bollette energetiche. Non c'è molto spazio per l'ottimismo, soprattutto se si rapportano le stime previsionali che erano state fatte alla fine del 2022. Considerate che alla fine del periodo gennaio-novembre 2023 le imprese attive nella provincia di Pesaro Urbino calano rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, cioè del 2022, di oltre 1000 unità, 1024 per la precisione, un meno 3%, dato sicuramente impressionante come è stato definito, anche se meno negativo rispetto al 3,7% della regione Marche. Abbiamo una situazione di moria di imprese, diciamo, abbastanza importante, siamo al 3%, comunque con 1024 imprese che hanno chiuso nel 2023 rispetto al 2022. È un dato che va meglio rispetto alle Marche, però questo non aiuta. È vero che sappiamo che in un settore che è in crisi, anche per quello che riguarda l'occupazione, sono le costruzioni, ma era un dato che ci si aspettava. Abbiamo dall'altra parte delle situazioni che vanno meglio, come ad esempio i servizi alle imprese, le agenzie di viaggio oppure tutte quelle attività legate all'istruzione, alla cultura. Queste qui stanno aumentando. Rispetto al 2023, che è stato così altalenante, ci sono tre dati fondamentalmente che mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno, che non voglio essere catastrofista, perché chi fa il mio mestiere per DNA deve essere un ottimista a prescindere. E questi tre dati sono questi. Innanzitutto, dalla grossa scrematura che c'è stata delle aziende, abbiamo visto rispetto ai dati, anche con il nostro centro studi della CNA delle Marche, che le aziende che sono sopravvissute, tra virgolette, sono aziende robuste, che hanno investito e che hanno mantenuto l'occupazione. Il secondo dato è proprio quello dell'occupazione. La micro, piccola e media impresa nella regione Marche ha aumentato diverse migliaia di addetti nel 2023, quindi mantenendo e sviluppando l'occupazione. E il terzo dato sono comunque i dati positivi in generale a livello regionale dell'export. Queste sono tre condizioni fondamentali che fanno capire che le nostre aziende sono ormai mature e sono state in grado di passare anni terribili, e quindi se qualcuno di questi ingredienti negativi di cui abbiamo parlato adesso andrà a migliorare, sicuramente il 2024, io spero dalla primavera in poi, ci darà delle soddisfazioni. CNA, una realtà importante dell'associazionismo sul territorio, le imprese fanno capo alle associazioni. Quali sono i numeri esatti della nostra realtà provinciale e cittadina? Abbiamo circa 13.000 associati, sia aziende e imprese, ma anche cittadini e pensionati. Il dato è un dato in crescita ed è in controtendenza con quella che è purtroppo la crisi irreversibile che in questo caso ci sta attanagliando da diversi anni. Effettivamente la crisi, diciamo, che nella provincia di Pesaro Urbino ha avuto e ha provocato un saldo negativo di oltre 1000 aziende. Ciò nonostante, noi, attraverso anche i servizi che noi chiamiamo di prossimità, che sono i servizi legati al cittadino e ai pensionati, siamo riusciti ad aumentare ed incrementare tali numeri. In un momento difficile e complicato, noi abbiamo mantenuto le nostre 14 sedi all'interno del nostro territorio, contrariamente per esempio agli istituti bancari, alle assicurazioni e anche agli uffici postali, che invece hanno ridotto drasticamente le loro filiali. Ecco, questa cosa noi ci ha portato chiaramente un vantaggio competitivo.